Moreo, marcatura uomo di Valtolin su Moreo, ecco Moreo, corno fuori area, guadagna un bel pallone, scambia con Sandrin, vediamo Sandrin, tocchi in avanti, l'inserimento di Termine, palla in avanti, rete, rete, Moreo, 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 41 minuti di gioco, velocissima l'azione della Caronnese, bella la palla messa in mezzo da Termine, si allunga Moreo e porta in vantaggio la Caronnese. Caronnese 1, Alzano Cene 0. Bellissima azione dei padroni di casa. I primi 45 minuti sono terminati, l'incontro che vede la Caronnese affrontare gli uomini del presidente dell'Alzano Cene. 1-0 per la Caronnese, gol segnato da Moreo al 41esimo. Partita che ha avuto due volti. Partenza sprombattuta della Caronnese, occasioni del gol. Poi merito degli ospiti, il gioco si è svolto praticamente quasi nella metà campo della Caronnese, nazione estemporanea, palla in rete, 1-0. Lei come ha visto, Presidente, i primi 45 minuti? L'esame che lei ha fatto corrisponde a quello che hanno visto tutti, una Caronnese pimpante nei primi 10 minuti, ci siamo assestati in mezzo al campo, siamo diventati direi padroni della situazione fino a quando per una disattenzione difensiva abbiamo preso questo gol. Una partita dai ritmi abbastanza lenti, siamo venuti a Caronno per fare il risultato, speriamo di farcela. Allora, per quanto mi riguarda devo complimentarmi con la sua squadra, ripeto, non tutte le squadre sono venute a mettere, diciamo, sotto, a mettere in ambasce la Caronnese, vedo una bella linea 4 in difesa, centrocampisti che corrono dappertutto, attaccanti che rientrano a dare man forte, vedendo la partita non c'è il divario di punti che la classifica esprime. No, alla luce di quanto espresso oggi sicuramente le due squadre si equivalgono. La nostra squadra ha una classifica abbastanza deficitaria, la società chiaramente ambiva ad una posizione in classifica differente da quella che abbiamo, però dobbiamo renderci conto che in quel momento qui la situazione è questa. Speriamo in un finale di girone di andata proficuo che ci faccia risalire posizione in classifica. Gentilmente, adesso che siamo avanzati la 13ª, 14ª giornata, non ricordo, ha visto molte squadre in campo, un giudizio su chi tra le squadre di testa, una sua impressione per favore, chi è emerso? Ma noi abbiamo giocato contro la Pergolettese in casa loro, abbiamo disputato un'ottima partita, è finita in pareggio, sicuramente dal punto di vista tecnico è una buona squadra. Delle bergamasche direi Pontisola, anche se so che avete vinto settimana scorsa da loro. Dietro c'è sempre l'eterna incognita Voghera che non si capisce mai cosa voglia fare. Noi sulla carta dovevamo essere lì, dico sulla carta, siamo in una posizione un pochino più arretrata e come ho detto prima speriamo di rientrare piano piano. La ringrazio, bel pallone messo in mezzo, di testa Bruni anticipa, pallone, rete, rete, tiro improvviso, numero 3 Mappelli, Ziglioli arriva sulla palla, la perde, pallone che passa alle sue spalle e va a finire in rete al sesto minuto, quasi al sesto minuto, ottenuto il pareggio. Mister Filisetti sostituisce lo squalificato Mignani, Alzano Cene porta via un punto meritato dal campo di Caronno per Tusella. Primo tempo Caronnese è partita fortissimo, vi ha messo lì, poi abbassato il ritmo, voi avete fatto la vostra bella partita senza creare troppo, comunque Caronnese non ha costruito più nulla. Secondo tempo ancora un buon inizio, avete fatto quel gol lì improvviso,
meno male. Vi siete messi giustamente indietro, a Caronese va pressato, ma non c'è stato niente da fare. Portate a casa un bel pareggio meritato. Lei come ha visto la partita? Ma l'avevamo preparata bene, l'aveva preparata bene l'allenatore, e i ragazzi sono riusciti a fare tutto quello che c'era da fare. Poi è chiaro, ci vuole un po' di fortuna, ci vuole che magari loro sbaglino qualcosa, però penso che abbiano fatto la partita giusta, la partita che dovevano fare l'hanno fatta, insomma. Siete dimostrati un ottimo complesso, ragazzi che si è messo in mostra secondo il mio punto di vista, il ragazzo di colore, il numero 5 che ha giocato dappertutto, il 4 Rossi, una bella linea, 4 in difesa, le punte che ritornavano ad eccezione di Spampati, siete dimostrati una bella squadra. Non sembrava esserci la differenza di punti che c'è in classifica tra voi e la Caronese? Non sembrava, ma purtroppo ci sono. No, chiaramente è una squadra che sta crescendo, nel senso che stiamo crescendo fisicamente, cominciamo a stare meglio, cominciamo a fare senza problemi quello che insegna l'allenatore, e quindi poi è chiaro che si può sempre perdere, è chiaro che ci sono i punti di differenza, però dobbiamo andare avanti così, continuare a fare gli allenamenti che facciamo e ci toglieremo delle soddisfazioni. Poi chiaramente non vinceremo magari il campionato, però qualche soddisfazione ce la togliamo. Vabbè, siete partiti, quanto mi risulta, non troppo bene, però so, ultimamente avete colto un bel pari con la Pergolettese, un altro pari qua, sono tutti, domenica avete vinto, sono tutti iniezioni di fiducia. Beh, quello sicuramente, serve anche ai ragazzi per capire le capacità che hanno e le possibilità che hanno. Un po' di entusiasmo riesce a far dare qualcosa in più che magari ti fa prendere il gol o non te lo fa prendere. Benissimo, la ringraziamo, grazie, in bocca al lupo. Allora, Spampati, capocannoniere, bandiere della Zano Cene, capitano, oggi andate a casa con un bel punto ottenuto, una bella prestazione vostra, avete trovato una Caronese che dopo una partenza molto a razzo ha lasciato giocare, voi vi siete comportati molto bene, gol subito negli ultimi minuti del primo tempo e nel secondo tempo avete trovato il pari, dopo giustamente vi siete messi molto indietro, tu e i tuoi compagni, anzi tu solo attacco, loro correvano dappertutto, conclusione, la Caronese è più riuscita ad andare in vantaggio. Tu come l'hai vista questa partita? Sicuramente è stata una partita difficile, lo sapevamo, veniamo su un campo difficile dalla prima della classe, però siamo in una situazione di classifica che noi dobbiamo cercare ogni domenica di battagliare su tutti i campi, è stato così oggi, siamo riusciti a raccogliere un punto importante, dobbiamo continuare su questa strada. Io ho visto, appunto, come ho già detto poc'anzi, una bella squadra coriacea, tu sei sempre pericoloso anche se hai marcato bene le due centrali di Cotta, i tuoi compagni correvano a mille, non si è vista la differenza, come ho detto anche al tuo mister, dei punti classifica, voglio dire, tra voi e la Caronese? No, ma noi siamo consapevoli che giocando in questa maniera è dura per tutte le squadre che ci incontrano, dobbiamo continuare su questa strada, anche perché a inizio campionato abbiamo lasciato un po' di punti per strada. Siete partiti adesso, dobbiamo cercare di andare a riprenderci quello che abbiamo lasciato prima. Il vostro obiettivo è arrivare, diciamo, a metà classifica, fare un bel campionato, vista la partenza poco felice che avete fatto? Sì, il nostro, direi che adesso obiettivi non ce ne poniamo, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e poi vediamo dove saremo in classifica, però dobbiamo recuperare assolutamente il terreno perduto. Visto che tu sei un ottimo giocatore di categoria, adesso hai già contratto diverse squadre, facendo una panoramica sulle squadre, quelle che hanno il presupposto, che occupano i posti in alto in classifica, come hai visto le varie Caronese, Pergolettese, Pontisola, un tuo parere? Ma io penso che sia un campionato molto molto equilibrato, penso che comunque i valori che ci sono adesso in classifica rispecchiano quelli che alla fine saranno i valori del campionato. Benissimo, ti ringraziamo e un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ciao, grazie. Corrado Cotta con noi, appena terminata la partita, la Zano Cene porta via un punto a Carano per Tusella, pubblico un po' deluso, abituato troppo bene, però si gioca in due. Abbiamo visto una Caronese partire a razzo, la Caronese che conoscevamo, poi non so per quale motivo, adesso il mister ce lo spiegherà, ha lasciato un po' il pallino, il ritmo, comandasse la partita senza creare pericoli gli avversari, trovato bel gol in un'azione degna della Caronese, secondo tempo
bisognava cercare di raddoppiare, invece inaspettatamente è venuto il pareggio degli ospiti. Giustamente quelli si sono messi a 5 in linea in difesa, correvano dappertutto, è stato difficile penetrare, anche se ci sono state delle occasioni, e la Caronese non è riuscita a vincere. Lei mister, come ha visto la partita? Allora, non so se la sequenza potrà essere giusta in base alla sua analisi, dove sono anche un po' d'accordo, se il pubblico è deluso che vada a vedere il Real Madrid, glielo dico sinceramente. Se non è contento del Real Madrid, io gli consiglio di andare a vedere Borussia Dortmund, che è una grossa squadra, specialmente quando gioca in casa. Cioè, nel senso io che... scusi, misterio, raccolgo. Ma lei fa benissimo, io le rispondo di conseguenza. Allora, siamo partiti bene, siamo partiti intensi, ma per 5-6 minuti, 7 minuti al massimo, e questo non basta. Abbiamo ripreso quello che è la partenza agli ultimi 6 o 7 minuti e abbiamo fatto gol, oltretutto un ottimo gol, perché è sovrapposizione di termine di qui di là. Quindi la mia analisi è semplice: se noi non siamo compatti, giochiamo sopra ritmo, siamo intensi e continuiamo a palleggiare, siamo una squadra normalissima di categoria. Se invece, come secondo tempo, prendiamo in mano la situazione, cerchiamo di alzare il ritmo, siamo una squadra dove può creare 5-6 palle gol, e le conto tutte io, contro una di loro in una situazione tiro, una seconda palla, un tiro un po' in uscita sulla linea difensiva, perché eravamo in 6-7 giocatori contro un giocatore, abbiamo respinto. Sì, è stato un gol estemporaneo il loro. E questo ha calciato da 30 metri e poi niente, vediamolo insieme, commentiamolo. Questo ha fatto gol, questo è il calcio. Poi ripeto, se noi in due o tre situazioni, corno colpo sicuro, corno davanti al portiere, gli fischia non so che cosa, rigore sì, rigore no, non lo so, ma degli arbitri non parlo. Giudici due o tre volte davanti al portiere, una volta di sinistra la spara alta, una volta rallenta e viene recuperato, questo... Ripeto, questo fa parte del gioco del calcio. È chiaro che se regali 40 minuti, 30 minuti, c'è un po' di amarezza, e questo è sicuramente da sottolineare. Degli arbitri, mister, lei non parla, ma ha fatto bene. Parlo io dell'arbitro, ha commesso diversi errori, perché tardivamente ha mostrato il primo cartellino giallo ai giocatori ospiti, anche se non è stata una partita scorretta, lo meritavano prima. Grosso errore, ho sottolineato in cronaca, del collaboratore là di destra, perché aveva colpito di testa un giocatore, ha fermato corno giustamente davanti al portiere. Riconosco, come ha sottolineato lei, tutte le occasioni da rete della Caronese, però il risultato finale purtroppo non l'hanno, il pareggio loro non l'hanno rubato. Ma non lo so io se non l'hanno rubato, ci teniamo a questo punto, continuiamo col nostro pensiero e andiamo avanti. Dopo le frasi fatte non si può vincerle tutte, sicuramente dal mio punto di vista sono due punti persi. Poi che se nell'arco della stagione ci sta che perdi due punti in casa così, va benissimo, non ne dobbiamo far drammi. Ripeto, bisogna sottolineare e avere la lucidità di capire che questa squadra, se ha questi punti, se a oggi ha questa situazione, è solamente esclusivamente perché è una squadra che corre più degli altri, ha ritmo più degli altri, cerca di giocare, perché se noi non giochiamo siamo una squadra normalissima, non smaliziata perché è giovane, non fisica perché al di là dei due centrali, che sono sicuramente due giocatori sotto l'aspetto tecnico, tattico e fisico di categoria, aggiungo forse di categoria superiore, e resta una banda di ragazzi che ci provano giorno dopo giorno, la domenica cercano poi di andare in campo e portare il lavoro della settimana, il lavoro di una e mezzo a questa parte. Mister, io propongo la mia solita tesi quando parlo con lei, e adesso lei può dire il suo pensiero. Io sono sempre del parere che, viste anche le squadre, giustamente vengono a Carona col primo in classifica, stanno indietro col telarino del pallone, poi se fanno un gol si difendono. Le ho sempre detto, ribadisco, le chiedo il suo parere: in trasferta secondo me avete più possibilità col vostro gioco di fare i punti. Ma che noi siamo più bravi a ripartire, fuori discussione, ma anche in trasferta, in tutte le trasferte che abbiamo fatto, comprese anche quelle della Coppa Italia, la squadra ha un'identità ben precisa, gioca per quelle che sono le caratteristiche. Forse che fuori casa sono gli avversari che ci concedono qualcosa in più, è fuori discussione. È chiaro che negli spazi poi noi, come giusto che sia, tutte le squadre negli spazi si riescono a esprimere anche in un certo modo, o per qualità o proprio per questione poi di più spazio.
spazio, di concetto del gioco del calcio, non lo so, però anche in casa, al di là di oggi che abbiamo confezionato, non voglio esagerare, 5-6 palle gol, io dico giocatore, portiere, calcio, sì, dentro fuori, va bene, magari 2 mesi fa ne confezionavi 3, facevi 3 gol, oggi ne devi confezionare 6 o 7 per fare un gol. Statisticamente non è una notazione, io vedo che la sua squadra fuori casa, ripeto, solo una volta ha pareggiato, che anche lì ha sprecato occasioni nella partita da vincere, però ultimamente, senza incolpare niente nessuno, questa è la situazione, no. Si sta vedendo che si fa un po' di fatica, solo lì, non vuole essere un... Ma io non penso che si faccia fatica, le ripeto, se regaliamo 40 minuti facciamo più fatica, perché abbiamo meno minuti per cercare di andare a finalizzare quello che è, le ripeto, è una questione solamente, perché poi una volta che va in vantaggio si ripropone la situazione, perché la squadra avversaria o sta lì e fa finire la partita, e non capita mai, hai l'opposto, di conseguenza ti danno più spazi, però come oggi, nonostante il vantaggio, abbiamo cercato di andare a chiudere la partita, e loro in una situazione estemporanea, un po' casuale, hanno trovato il gol, e con questo niente, bisogna essere consapevoli che le partite di calcio non devi regalare minuti, non devi regalare centimetri, e devi essere quello che sei sempre, perché sennò alla fine ti rimane l'amarezza. Comunque, se le può interessare, sempre, a quanto sembra, anche la Pergolettese deve aver perso in casa col Montichiari. Se me lo dice così, mi rimane ancora più amarezza. Ho capito. Cosa le devo dire? L'amarezza, però, un po' addolcita da questo risultato. È un dato di fatto. Ma guardi, io le dico la verità: guardare gli altri non mi sembra giusto. Prima dobbiamo guardare il nostro in casa. E lei all'imbrunire, tanto non siamo, voglio dire, ai Caraibi, siamo a Caronno, e per l'amor di Dio, con tutto il rispetto della zona, all'imbrunire mi dice questa cosa, e dico: a questo punto sono ancora più. A questo punto mi ha fatto arrabbiare lei. Vabbè, serata a tutti. Arrivederci. No, beh, adesso seriamente, vi aspetta un bel tour de force, Pontisolo in settimana, Lecco, Montichiari, 2 trasferte, mister. Tutte le partite sono difficili, mi creda. Ci aspetta un tour de force perché siamo in pochi, questo lo voglio evidenziare. Infatti mercoledì in Coppa Italia, dove onestamente porto il pensiero della società, il mio pensiero, che è quello della squadra, vogliamo far bene, non andiamo assolutamente a passare il pomeriggio, per rispetto della competizione, per rispetto dell'altra squadra, per rispetto della società, però giustamente bisogna che qualche giocatore riposi, fuori discussione. E poi ci attende la partita di Lecco, che io la temo tantissimo, la temo per l'aspetto ambientale e per tante cose. Poi non so, mi sembra che abbia perso oggi il Lecco, e diventa una partita sotto l'aspetto proprio mentale decisamente importante. Andiamo avanti, aspettiamo che magari Babbo Natale arrivi un po' prima e possa fare qualche regalo cotto. Voi siete la Caronese, grazie mister. Ciao. Allora, Jolly Sandrin con noi, fine partita, una partita che per la Caronese ha portato a casa solo un punto. Squadra prima in classifica, una squadra centro classifica, l'Alzano Cene, però dopo una vostra partenza a razzo, per quale motivo non so, abilità loro, voi un po' il ritmo l'avete abbassato, primo tempo è andato via così, avete fatto un bel gol lì, gran bella azione, tu l'hai compreso tu, Termine e Moreo l'ha finalizzata, secondo tempo quelli, gol estemporanei, hanno trovato il pareggio, 5 in difesa, tutti tornavano indietro, voi attaccavate, occasioni gol ne avete avuto, Federico ne ha sbagliata una purtroppo, niente da fare, solo un punto. Tu come l'hai vista la partita? Ma il resoconto che ha fatto lei è, cioè, più che giusto, non posso contraddirlo. Il risultato, come ho detto prima, porta un po' di rammarico a noi, perché meritavamo sicuramente nel secondo tempo magari di sbloccarla e portarla a casa sul 2-1. Primo tempo non c'è da nasconderlo, non abbiamo espresso il gioco delle altre domeniche, però siamo riusciti appunto nell'azione in velocità con la sovrapposizione di Termine e la zampata di Moreo a fare il gol. Nel secondo tempo magari siamo entrati un attimo contratti, come dirlo, abbiamo preso quella situazione un po' all'improvviso, abbiamo subito il gol, però da buona squadra siamo ripartiti, abbiamo espresso un ottimo gioco. E poi come... Difficile quando le squadre si chiudono, hanno fatto loro una buona fase difensiva, si schiacciavano tutti i 10 giocatori dietro la palla
e abbiamo provato, come ha detto Federico, alcune occasioni, delle sviste magari dell'arbitro, quel fuorigioco, quelle cose che sommate poi alla fine portano a questo pareggio. E come ho detto prima, c'era rammarico. Io ho appena detto al tuo mister una cosa, sottolineato amichevolmente: adesso le ultime partite state facendo leggermente fatica a vincerle, mentre vedo che fuori casa avete sempre vinto, eccezionalmente avete pareggiato, anche se avete sprecato molto a seriate, e sono del parere, magari non so se me lo confermi, che faticate meno fuori casa. Ma questo può essere un fatto che le squadre fuori casa vengono e temono, come giusto, temono la Caronnese, si mettono e fanno una fase difensiva appunto con più giocatori dietro la palla, andando a giocare nella casa avversaria cercano magari di esprimere loro il gioco, e noi con abilità, bravura e magari qualche anche a volte colpi di fortuna nelle ripartenze siamo riusciti a creare delle buone occasioni, sì, e andare in appunto gol. In casa voi dovete capire, siete i primi classifica, è normale che chiunque vengano qua, se poi riescono a fare in gol si mettono tutti dietro, è normale. Sicuramente l'obiettivo, come anche lo diciamo in settimana, tante squadre, quasi tutte, dicono che l'obiettivo è battere la Caronnese, quindi sia in casa che fuori il loro obiettivo è battere la Caronnese perché siamo là davanti. Ok, ciao, grazie, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Andiamo.